La polisportiva del finale è lo Sport Finale Ligure, è la più grande realtà finalese, sportiva finalese, raggruppa in sé un notevole numero di associazioni sportive e dà in sé molti associati diretti. Prima di tutto il core business è il volley di polisportiva, che ricordo il presidente professor Fiaschi, che ha lasciato un patrimonio al volley notevole, con un notevole numero di squadre che hanno illustrano finale in tutta Italia. Abbiamo avuto l'anno scorso un bellissimo piazzamento della squadra giovanile di volley ai campionati italiani in Calabria, ma anche quest'anno il volley sta facendo da padrone fino alle Ligure, con notevoli risultati anche delle squadre femminili. Vi è una grandissima partecipazione anche dei più piccoli. Il basket va sempre molto forte fino alle Ligure. Abbiamo poi una specialità poco nota, che è il kettlebell, una sorta di sollevamento pesi, nel quale il campione mondiale della specialità, Cristian Borghello, è di finale ed fa parte della polisportiva. Quest'anno l'associazione Holly Kettlebell ha vinto il campionato europeo in Portogallo. Abbiamo attività come la scherma, sezione scherma Leon Pancaldo, capitanata dal grandissimo maestro che ha condotto a successo la Carola Maccagno, che è campionessa italiana cadetti. Abbiamo il pallatamburello, abbiamo l'aikido, che è una specialità non agonistica ma fa benissimo per lo sviluppo fisico. Abbiamo poi, io sono il presidente, devo dirlo, l'associazione Aquila Baseball, Softball, che ha, grazie alla polisportiva, grazie all'impegno quotidiano del presidente Scapapietra e del già presidente Bruno Zuppo, ha avuto la possibilità di avere una struttura, la prima struttura del baseball in Liguria dopo parecchi anni. Abbiamo quindi potuto fare lavorare 4 squadre giovanili sul campo viola di finale Ligure e quest'anno è stato un successo, perché la squadra Under 12 ha conquistato le finali nazionali, la squadra Under 18 pure, hanno comunque fatto prestazioni dignitose. Abbiamo una grande crescita di attività nel baseball, ma abbiamo anche grande attività di crescita nel ciclismo, perché è stato una new entry il settore di mountain bike con la Robe Vermatti della vulcanica Enza Marino, che ha organizzato quest'anno una manifestazione di rilievo nazionale che è Wheel for Ladies, che adesso avrà diverse manifestazioni in tutto il Italia, ha un seguito in Lombardia, in Piemonte, in Toscana e ultima entrata anche in Sicilia. La polisportiva dà in pratica la possibilità ai suoi associati, sia come singoli che come associazioni che ne fanno parte come settori, di continuare l'attività con un grande supporto tecnico, quindi la possibilità di utilizzare le strutture della polisportiva, e un grande supporto anche di consulenza, perché il vulcanico è sempre presente, presidente Scapapietra, oggi non ha potuto venire, io indegnamente lo sostituisco, è sempre presente con la sua preparazione, con il suo impegno quotidiano per dare supporto a tutte queste associazioni. Si tratta di un'attività assolutamente dilettantistica, non vi sono scopi di lucro nella polisportiva. La polisportiva investe tutte le sue entrate e riesce a gestire ben 4 palestre a finale Ligure, riempiendole con tutti i suoi associati in tutte le ore del giorno. Vi è spazio per l'atleta giovane, vi è spazio per l'atleta non più giovane, vi è stato per l'atleta amatore, che comunque contiene e mantiene sempre dei buoni risultati. La polisportiva è una realtà che sta anche crescendo, perché nella polisportiva confluiscono società come l'Atletica. Quest'anno l'Atletica, abbiamo avuto il successo della campionessa italiana CSI Martina Giordano nei 100 metri piani, che ha preparato a sua volta una nutrita squadra giovanile che ha fatto ottimi risultati ai campionati di categoria. Noi cerchiamo come polisportiva di mantenere questo successo, di continuare in questo impegno, in questa attività di supporto alle società sportive, e di continuare l'attività fisica per i ragazzi e per i giovani, perché è l'unico modo per poter conservarne la socialità e poterne migliorare le performance fisiche. Vogliamo continuare a crescere nel rispetto di queste specificità. Ci stiamo espandendo, ci è stato richiesto anche
dal Comune di Savona un supporto per risolvere l'annoso problema di Piazza delle Nazioni. Piazza delle Nazioni vi è un campo verde che si può destinare al baseball giovanile. Questo potrebbe consentire di togliere il degrado della struttura del Parco delle Nazioni, togliendolo ai tossicodipendenti, agli spacciatori e lasciandolo a quegli soggetti che sono evidentemente destinatari di questa struttura, cioè i bambini che devono venire, riprendersi gli spazi che avevano quando noi eravamo bambini e riprendere le possibilità di fare sport in piena sicurezza. Questa è la nostra mission, noi vogliamo continuarla con grande determinazione.